ha deciso di farlo. Allora io ho deciso di iniziare da seduto perché mi stava venendo un leggerissimo giramento, un capogiro, perché ho preso i scontrini e ho detto: ma quanto mangiamo in questa casa? Come in tutte le case. Allora, vi volevo dire, carissime amiche, che la signorina, la signora Giusy Biusy, non sta venendo a fare la spesa con me e gli dà una lista della spesa. Ma sai che ti volevo mandare il messaggio per dirti se volevi prendere l'orzo, però poi ho detto: vabbè, dai, lascia fa. Hai fatto buono. Certo, però tu pensa. A me mi dà una lista esagerata e io mi blocco quando sto alla cassa, che ho tutto quel carrello pieno di roba, che io poi già il carrello non lo so. Ah, Cristian lo sopporta. Ma infatti quando andavamo insieme un cestino, lui cestino. Io il carrello non lo sopporto. Vabbè, mo che poi, da solo devi. Quando sei in uno con queste spese grandi, che c'è la gente che ti dà l'ansia, la cassiera che te ne frega, va veloce, ma che ti fa? Mi dà un'ansia. Dai, che mancherà poco, sicuramente possiamo tornare a fare spesa insieme. Poi, dai, dopo tutto andiamo a fare colazione insieme. Sì, dopo tutto questo lavoro ti dicono: devi pagare 80 e passa euro. E io un colpo allo stomaco. Comunque iniziamo questo svuota la spesa. Tu sei un chiacchierone, ma io vado di fretta perché io c'ho anche da fare altro. Visto che sto girando anche un vlog, loro lo sanno. Dai. Io sono così, stai in compagnia così. Stai così? Ok, ciao. Allora, ragazze, ci posizioniamo per benino. Allora, ragazze. Ti va bene l'altezza gigante? Sì. Mamma mia. Mamma mia, quanto movimento! Ok. A parte che stiamo riprendendo col telefono, perché. Perché la telecamera è scarica. Mi devi comprare la batteria di ricarica. Scusate se non c'è della parola. Ci ha proprio gonfiato i Zebedei. Comunque andiamo prima col surgelato, dai, perché così non fare le smorfie da dietro, che maleducazione. Allora, che stai i surgelati che pigliate? Sì, che ti piata? Ma vabbè. Comunque, raga, smettila, c'ho le cose in mano, eh. Allora, ha preso i due burger di merluzzo, questi sono qua buonissimi, della Fendu, sono buonissimi, sono per questo figlio. È per Francesco però. E poi ha preso smettila di farmi il solletico. E poi ha preso i bisellini, questi qua della Orogel. Metti nel congelatore, Cristian. Sì, Cristian. E poi metti pure il ghiacciolo a posto. Ho preso solo questo perché. Perché vabbè, comunque c'è la roba in pizza. C'è la roba in pizza. Sei rotto? Se no, agit, sei rotto. Oggi non so parlare comunque. Non lo so. Poi andiamo avanti. Andiamo avanti. E ciò non l'ho comprato. Andiamo avanti. Ma sta bello oggi, eh? Bellutina. Ricordate le tende di una volta? Aspetta, fammi aggiustare il cappuccio. Una volta si portava un velluto. Facciamo così, eh? Vellutina. Sor Giusy. Allora, ragazzi, iniziamo con la spesa per mio figlio e per Giusy. Allora, tu sei andata a fare spesa e tu gliel'hai preso questo. Allora, ha preso questi qua, Francesco, non so se l'avete provati. Sono nuovi, gli Oro Choc, sono piccolini, dentro alle bustine, molto carini e anche molto buoni. Io l'ho assaggiato, buono buono. Vicino, che ti hanno mangiato? È questo che ti hanno dato gli Oro e gli Oreo? No, la signora, ho fatto il furbacchione. Praticamente la signora ha detto: se compri un pacco di Oreo ti regalo un pacchettino di biscottini. Ma come? Il pacchetto di Oreo non l'ho comprato perché avevo comprato questo. Biscottini mi sono presi e li ho portati a Francesco. Comunque l'ho assaggiato poco, quelli ricoperti nuovi al cioccolato bianco, mamma mia. Sono buonissimi. Va bene, andiamo dai. Avanti. Abbiamo preso. Ho preso. Abbiamo preso. Sta sempre preso. Protosina. Che è protosina? Guarda, sembra che sai. Guarda. Semolina, ma che voce tu che si ama. Aspetta che mo ti prendo in braccio. Uno, due, tre. Sì, proprio in braccio mi sta prendendo. Allora, non malza la maglia. Poi ha preso il pan bauletto, questo qua, ai cereali e soia. Come mai ha preso questo? Anche per me, giusto? Ora, quindi era per me. Una cosa per Cristian. Poi è buono. Ha preso mezzo pane, grande impero, come l'hai preso?
Lo sai perché? Perché hai detto che c'è la roba e io ho dimezzato. Guarda, te lo do in testa, eh. Ho dimezzato le dosi. Scrivetemelo se ho fatto bene. Allora, poi. Poi. Vabbè, il sapone per i piatti, ragazzi, ero rimasta proprio poco, 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 poco. Ieri ho dovuto allungare un po' con l'acqua, però va bene, sono lavato stessi i piatti. Quindi, questo qua della Nelson. Ma guarda che me ne sono accorto. Questo qua al limone. È bello. Tanto scendevi e me lo andavi a prendere. Proprio. Poi una cosa per Cristian, che a me non serve la barba. Beh, che a te non serve, ma non, c'è, non ce l'ho i peli. No. Ma dove ho? Che a me non serve, ho qualche dubbio. Ci sono non giornate che provo a carezzargli lo stinco, mi sembra no, Rudy Gullit, giocatore no, del Milan. Lo sai bene, la mia coscia liscia liscia. Sono più depilati oggi i calciatori che lei, voglio dire. Comunque, poi ha preso due stracchino nonno Nanni, come mai ne ha presi due, Christian? Uno a te e uno a Francesco. Io non mangio questi, mi dispiace. Poi ha preso il balsamo per me per i capelli, questo qua della Splendor, ragazzi, io lo consiglio perché veramente è ottimo, costa pochissimo, ma è veramente ottimo, capelli morbidi e profumati al cocco. Io l'ho preso al cocco perché così con questo profumo lei incomincia a capire che il suo futuro è vendere il cocco nelle spiagge. Magari. Io già me ce la vedo, Giusy. Poi, ok, sì, a voglia. Radicchio perché domani devo fare la lasagna, al radicchio, besciamella e salsiccia. Poi, complimenti, scrivetelo. Il latte scremato. Questo è per me però. Ma non hai preso il latte quello normale? Il latte quello normale. Latte è maschile. Il latte quello là, diciamo, per fare la besciamella? Diciamo l'ho preso. Ok. Quindi il latte per moi. Eccolo qua, ragazze, siamo salve. No, perché mi serve tutto il litro domani per fare la besciamella. Poi riso. A pranzo. Riso arborio, ma guarda che per fare la lasagna solo con la besciamella ce ne vuole tanta, se no viene secca. Secca. Poi riso arborio, questo qua della Selex, buono. Oddio mio. Poi la Heinz maionese. Allora, ma questa è una cosa. Allora, come se Heinz, parlato tedesco, no? Comunque le cinture, scusa, perché io non sono riflettendo, sta rovinando tutti i maglioni. Perché la cintura di sicurezza, guardate che fa, cioè sta sfilando tutti i maglioni. Fammi parlare a me, boh. Allora, volevo consigliare a chi è amante della maionese che questa qui, Heinz, è veramente ottima, sì. Cremosa, buona, sapore. Noi questa marca qua la troviamo sempre nei ristoranti dove andiamo a mangiare panini e queste cose qua. Comunque, ragazzi, poi, questa qua non lo so, è una cosa che riguarda Chris, una birra? Sapete chi mi segue su Instagram che sono un appassionato di birra. Ne ho presa una anche io molto carina. E oggi ho trovato questa qui della Brauhel Holzbeck. Sto leggendo. Allora, questa praticamente è una birra Koblenz Heisenbau. E praticamente è formata da Anzitz, Pot, Anzitz, Akpot, Anzitz, Ayad, Tazza. Oddio, mio. Yato significa bevila tutta. Yato tazzazzo. Senti, no. Yato tazzazzo. Poi ho preso, ragazzi. Ho preso l'aceto balsamico quello là. Di Modena. Allora, ragazze, questo l'ho preso con lo spruzzino perché... perché tante le volte finisse... il deodorante finisse... Vabbè, scusate. Lei prende l'aceto. Allora, questa è di Modena, Cinci. Sicuramente mio figlio di là sarà di questo scemo. No, mio figlio veramente sicuro. Ha dubbi sulla normalità dei suoi genitori. Poi ha preso Cirio. L'olio Cirio. Questo è un ottimo per cambio di olio delle macchine. Se ti diciamo la verità. Ho qualche dubbio. Poi. Andiamo avanti, ragazze. Lei ride. Mio figlio sta facendo lo svezzamento, siamo arrivati al 19° anno, stiamo pian piano e comincerà... I bruciole, come li mangio pure io? Piano piano comincerà a mangiare anche la frutta. Ditemi, scrivete qua sotto chi è che non si è mai mangiato la frutta, pure poco ci avrà 50 e 60 anni, ditemelo. Anzi, un Pfizer. Poi... Poi, guardate cosa ho trovato. Mi mangio un'andriaca.
Sapete che io sono un amante del vino. Mi amante di tutto. Minchia, tenente. Sono andato in Sicilia, ho preso questo vino siciliano. Come si chiama? Si chiama Arturo. Si chiama Nero d'Avola, d'Avola. Oddio, era in offerta al 50% e l'ho pagato alla bellezza di 3 euro, perciò se era in offerta speciale, se lo pagavo a prezzo di meno 6 euro, sì, perciò... Okay. Ragazzi, poi Cristian si è preso per lui, scusate, i cornetti della Babadaui. Scusate se mi sono permesso di comprare un pacco di cornetti. Ah, bravo Cristian. Ah, poi vabbè, questo è per me. Il petto di tacchino, sì? Pollo. Questo qua. Ah, petto di pollo, sì sì, giusto, scusa amore. Prego. Amore, è caduto un altro scondrino, per la tua felicità. Voi dovete sapere che io non mi abbassa uno scondrino. Poi ragazzi, Cristian ha preso queste qua, sicuro erano in offerta sicuramente. Sì, il Dixan, queste qua che usiamo noi per la lavatrice. Noi ci troviamo benissimo, ragazze. Che sinceramente okay, costava a metà prezzo 6,50 euro e dice 3 mesi di bucato, praticamente con 2,10 euro al mese abbiamo fatto il bucato. Poi ragazze, poi... proprio un matematico. Allora... ah, poi ha preso questo qua sul gelato il pesce, che oggi devo fare risotto con il pesce. Bene. Poi, scusate se mi sono permesso, ma ci sono i soliti nostri gemelli. Povera me. Lo so, voi direte, ma che mangi sempre il bombolone e crema? Ragazzi, ma come si fa a dire no al bombolone? Certo. Non si può dire ragazzi, no al guardate bombolone. Che mi ha preso. Bombolone. È una vita che non li batto. Belline. I ciocco grano. Però è una faux pack più grossa. No, no, chi sa, ma che c'hai oggi? Oggi ti sei Merkel. Sì, no, questo da quant'è, scusa, è piccolo, ma costa quanto quello grande? Ma quant'è? 330 grammi. No, però fatelo da mezzo chilo. Mettiteci 50 centesimi più vicino, ma mezzo chilo e mezzo chilo. O no? Mezzo chilo. Ditemelo. Nei commenti. Poi, ha preso, una da moto, stiamo dicendo. Le salsicce. Ma cosa succede? Questo è il finocchio. Ma questo è per fare... no. Per secondo domani? Ok, questo sarà felice Francesco perché le salsicce con il finocchietto dentro gli piace tanto. Allora, fatti vedere, scusate. Sì. Queste qua. A Napoli chiamiamo il braciolo. No, come le chiamiamo? No, aspetta, come le chiamiamo le lunghe così? Cervellatine, braciolo. Sì, ma sono confusa, già ti pacienza. Abbiate pazienza, sì, perché abbiate tanta pazienza. Poi ragazze, parmigiano. Questa è grana padana DOP. Due buste, ragazze. Poi, ma che c'è tutta la lasagna? C'è tutta una fetta. No, vabbè, ma una fetta. Le lasagne, ragazze, queste qua della Barilla. Poi. Le banane. Buone le banane. Buone le banane. Poi apri. Per te. Ma ditemi, ma che marito tenghi? Che marito tenghi? È un genio. Guardate qua, mi ha preso un altro pacco di biscotti, sempre farina integrale. Comunque sto alternando molto la mia colazione, devo dire. Prima ero sempre molto statica, sempre biscotto. Una mattina le fette biscottate, un'altra mattina i biscotti, così vario. Cerco di un po' di cambiare, perché sennò uno poi dopo si stufa. Poi... preso lo pollo, no, queste è sovraccosce di pollo, ma queste qua quanti ne sono? Mica dobbiamo congelarle tutte così, tante? Non lo so, muoviti tu. È bello, pareva. Che stai dicendo? Poi, petto di pollo, buono questo ragazze. Allora, ecco qua le salsicce che devo fare insieme al radicchio. Sono troppe? No. Ah beh, gli hai preso questa a Francesco, ho trovato questo, gli ho preso questo. Queste qua, per domani, sempre. Sembra il forno con si fa le salsiccette. Poi, t'ho preso ha preso, io l'avevo preso anche io comunque, vabbè, ma non fa niente, tanto queste qua le consumo tanti perché ci congelo il pane, quindi sacchetti per congelare. Poi, cipolla rossa ormai, ragazze. Cristian si è innamorata della cipolla rossa. Finito? È finito! Ma già? Sì! Ah, poi c'ho l'acqua in garage. Vabbè, in garage. Va bene, è finito. È fornuto, ragazzi. È così. Vabbè. E niente, ragazze, quindi che dirvi? Vi salutiamo? Vabbè, non ti piglia collo, non ti preoccupare, non sei contento che non hai speso tantissimo. No, ho speso tantissimo, però mi ricordo più roba. Va bene. E niente, ragazzi, noi speriamo che questo svuota la spesa vi sia piaciuto. Se avete bisogno di un aiuto per fare la spesa, chiamatemi, io prendo soltanto. Lascio il numero qui.
io a commissione lavoro, cioè vai a fare la spesa, prendo 25 euro a spesa. Mamma mia, bella. Ma si cade, mamma. Poi niente. Me la metto anche a posto nel ripo del nei mobili. Va bene, ragazzi. Quindi, se il video vi è piaciuto, spolliciate un pollice in su. Se vi va, iscrivetevi al canale. Mi raccomando, attivate la campanella. Perché sennò i video voi non sapete che escono. È un peccato. Bravo. E quindi seguiteci anche su Instagram, ve lo scriverò sempre qua. E noi ci vediamo presto con un nuovo video. Un bacione. Ciao! Cuore. Ciao!